Ciao a tutti, oggi prepareremo i canestrelli. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono fecola di patate, farina di tipo 00, burro, zucchero, la scorza di un limone, tuorli, vanillina o aroma di vaniglia, zucchero a velo per decorare e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza del limone e lo zucchero. Lo facciamo polverizzare per 10 secondi, per 15 secondi, scusate, a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo adesso il burro, la farina, la fecola, la i tuorli, lo l'aroma di vaniglia. E facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5. Avvolgiamo l'impasto nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per 30 minuti. Trascorsi 30 minuti abbiamo ripreso il nostro impasto dal frigo, adesso lo andremo a stendere con il mattarello fino a formare una sfoglia di circa 1 cm. Dopo aver steso il nostro impasto, prenderemo uno stampino infarinato per poter formare i nostri canestrelli. A questo punto andremo a posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver formato i canestrelli, cuociamoli in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 15 minuti circa. I canestrelli sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di spolverizzarli con lo zucchero a velo. Canestrelli, grazie e alla prossima ricetta!